Oh, quanto avete aspettato il video di Peridot? È personaggio della serie animata di Steven Universe, è, diciamo, fra i più apprezzati da sempre, tant'è vero che è frutto di tantissime piccole fan art. Fan art che, ormai sono letteralmente ovunque, io inizio a preoccuparmi. Il che ha creato un po' di aspettative su questo video, e infatti io non so ancora come lo farò. Ovviamente il video contiene spoiler su Steven Universe, fino alla quinta stagione e oltre, quindi calma, calma, guardatevi la serie e poi guardate pure questo video. Peridot, la nostra alienina verde preferita. A che cosa servono le Peridot? Le Peridot sono le balie del pianeta natale. Loro controllano le gemme e le aiutano a nascere. Per questo i diamanti decidono di contattare una Peridot per la questione del grappolo. Il grappolo è un piccolo esperimento. Allora, abbiamo la Terra. La Terra è un pianeta colonizzato dall'Ordine dei Diamanti, che appartiene quindi ai diamanti. Ed era la Terra di Diamante Rosa. Ma ora Diamante Rosa è stata frantumata. E quindi quel pianeta non appartiene più a nessuno. Nessuno degli altri diamanti vuole andare a occuparsi della Terra perché ci sono troppi ricordi. Anzi, ci sono così tanti ricordi che se ne vogliono liberare. Vogliono liberarsi definitivamente della Terra e non averla più in mezzo ai piedi e portare tanti orribili ricordi. Quindi pensano di fare un piccolo esperimento. Visto che da quando non c'è più Diamante Rosa, mancano un po' di materiali per produrre gemme, manca insomma il liquido di Diamante Rosa, decidono di vedere se possono riutilizzare le gemme che ormai sono state frantumate, che quindi sono inutilizzabili, ovvero appiccicandole fra di loro. Fanno una serie di piccoli esperimenti, controllano che cosa succede se appiccichi due pezzi di gemme e poi li metti sottoterra, e poi, quando capiscono definitivamente che questi esperimenti funzionano, ne prendono migliaia, migliaia di frammenti di gemme, ribelli o del pianeta natale che hanno perso la vita durante la Grande Guerra, e le mettono in profondità, sotto il Kindergarten Beta, a una profondità quasi vicina al centro della Terra, per diventare poi un mostro gigantesco. Il grappolo. Il grappolo ha due utilità. Primo, essere una geoarma. Seconda, liberarci definitivamente di quel pianetucolo che porta tanti brutti ricordi. Per questo Diamante Blu e Diamante Giallo vogliono così tanto che la Terra venga distrutta. Per questo, prima che il grappolo emerga, Diamante Blu viene ancora sulla Terra a piangere. Perché sono gli ultimi momenti in cui può farlo. Perché poi la Terra non ci sarà più. E a loro non frega nulla della vita sulla Terra, insomma, se per loro la perfezione è una gemma, tutto ciò che cresce sulla Terra è praticamente muffa. Una cosa di cui liberarti, una cosa in più che, vabbè, sta lì, è sporcizia, extra. Quindi non si preoccupano del fatto che in questo modo la Terra verrà distrutta. E incaricano Peridot, la nostra Peridot, di occuparsi del grappolo. Vai sulla Terra e controlla semplicemente se il grappolo sta per emergere e va tutto bene. Perfetto. Allora, questa Peridot si prepara e controlliamo la Terra da lontano per sicurezza, così magari non riesco a farmi ammazzare subito. E manda sulla Terra un occhio spia, un occhio rosso che serve a controllare che ci siano o non ci siano gemme. Dopo aver girovagato per la Terra, l'occhio rosso trova le gemme. E si prepara a registrare informazioni guardando le gemme per fare in modo che il pianeta natale possa scoprire quali gemme ci sono sulla Terra e come funzionano, che cosa stanno facendo, e per poi tornare sul pianeta natale e dare l'informazione registrata dentro di sé. Ma per fortuna le Crystal Gems lo distruggono e Peridot, vabbè, manda un occhio rosso sulla Terra. L'occhio rosso non torna. Vabbè, fa niente, fa niente, fa niente. Chiede scusa ai diamanti per aver rotto il loro occhio rosso e decide di andare di persona sulla Terra e per qualche misterioso motivo il teletrasporto interdimensionale non funziona, quindi non può andare dal pianeta natale direttamente sulla Terra. Vabbè, pazienza, ok, lei non può andare direttamente sulla Terra. Però basta mandare delle piccole biglie di marmo, no? Quindi decide di sparare una, due, tre biglie di marmo sulla Terra. Quindi immaginate la situazione con Peridot che deve chiedere ai diamanti di poter avere in prestito queste bigliette di marmo per poterle mandare sulla Terra per riparare il teletrasporto.
Vengono spedite sulla Terra. Immaginate quanto tempo ci vuole per sparare una biglia dal pianeta natale fino alla Terra. Non lo so, queste arrivano nel giro di magari qualche mese e una finisce in un vulcano. Il 70% della superficie terrestre è composta da acqua, mare, aperto. Quindi immaginate quante biglie sono andate a finire nella fossa delle Marianne e nessuno le rivedrà mai più. Quindi immaginate Peridot che chiede in prestito 5 biglie e non ne arriva neanche una. C'è quella volta in cui magari manca la Terra, c'è quella volta in cui magari atterra sulla Terra ma si rompe, c'è quella volta in cui atterra in mezzo a una città e gli esseri umani le impediscono di andare dove vuole andare e la distruggono, un'altra cade, e insomma, quella che Steven riesce a beccare alla fine è quella che per poco non cadeva in mare e si è salvata di 10 metri finendo nella casa di Steven. Quindi immaginate quante sono finite in mare, immaginate quanto culo ci è voluto perché Steven la beccasse. Queste biglie che tutte quante assieme mettono a posto il teletrasporto, ed ecco che Peridot può finalmente arrivare sulla Terra. Arriva sulla Terra e basta, non c'è nessuno in giro, non ci sono gemme, ok, va bene, tutto risolto. Fa due passettini fuori dal teletrasporto e si accorge che cos'è questo? Le gemme sono gemme, da loro persino i muri hanno una faccia. E quando Peridot vede uno sticker con una faccia, pensa che sia un essere vivente pure quello. Ok, il teletrasporto è stato compromesso, la zona. Oh mio Dio, corre via e ritorna sul pianeta natale con questo sticker per dire ai Diamanti: ok, guardate questo, guardate questo. Questa, probabilmente, è la nuova specie di essere vivente organico, infatti è fatto di carta, che sta dominando la Terra al posto degli umani. E immaginate i diamanti che devono interrogarlo. E iniziano a interrogare lo sticker degli amici piagnoni, con magari probabilmente il nostro zircone blu che deve difenderlo. E cercare di giustificare il fatto che lui abbia compromesso un sito appartenente ai diamanti. E cerca di E portano a processo sto coso e alla fine viene condannato e distrutto. Insomma, immaginate questa situazione. Le gemme devono essere state terrorizzate quando hanno visto quel coso. Cioè, che diamine? A un certo punto, per fortuna, arriva una lapislazzuli. Una lapislazzuli che nessuno ha visto per 6.000 anni. E che non sa come sia fatto il pianeta natale da 6.000 anni. E che dice di essere stata intrappolata per sbaglio in uno specchio. Insomma, nessuno si fida di lei. Tutti le danno un po' di distanza. E quando lei dice che ci sono gemme sulla Terra, le abbiamo obliterate. Abbiamo mandato un raggio di corruzione. Ma per favore, non ci sono più gemme sulla Terra. Non le credono e basta. Però quantomeno lei conferma che sulla Terra non sono quegli sticker ad aver preso il controllo degli umani. Quindi, ok. Arrivati a questo punto, Peridot inizia a spaventarsi e chiede di nuovo, per l'ennesima volta, probabilmente al suo capo, che sarà di sicuro un demantoide, di poter avere dei robonoidi spina più grandi. Perché mi si sono rotti un po' di robonoidi vi prego, non mandatemi sulla Terra! E così viene mandato sulla Terra qualche robonoide spina gigantesco e le gemme lo distruggono. Fa niente, fa niente, fa niente. Secondo robonoide distrutto. Terzo. Qua. Qui. Sesto. Nono. 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 Decimo. Decimo, va bene, decimo. Peridot continua a mandare sti robonoidi giganteschi sulla Terra e tutti quanti vengono distrutti dalle gemme. Finché Steven, per fortuna, non decide di salvarne uno per vedere dove va. A quel punto finalmente Peridot si può muovere sulla Terra senza essere distrutta e manda il robonoide spina fino al giardino d'infanzia Alfa, dove può controllare la situazione del grappolo, perché sotto il giardino d'infanzia Alfa c'è una sede, un luogo che fa da pannello di controllo per le Peridot. Lei non è lì dal vivo, ma quantomeno tramite quel robonoide può prendere il controllo dei dati e controllare, fare qualche carotaggio e scoprire come sta procedendo con il grappolo. E mentre lo sta facendo, Steven. Allora, a parte la comicità della scena con Steven, ma Steven dà un'informazione molto precisa a Peridot in totale. Allora, quello che Peridot spiega ai diamanti è che, a quanto pare, sulla Terra,
Gli umani ci sono ancora. Ma, a quanto pare, a comunicare con noi sono gli Steven. Io ho comunicato con uno Steven e non so quanti siano gli Steven. Però questo Steven ha detto che esistono 6 specie di umani. Dopotutto lei non sa che esistono i nomi, quindi dà per scontato che qualsiasi nome venga detto sia una specie di umano, come i rubini, le perle, i diamanti. E quindi le 6 specie di umano sono i Cipollo, i Postino, i Lars, i Sedi, i Conni e i mio padre. Inoltre, lei afferma che sulla Terra sono presenti 3 gemme, un quarzo, una perla e un granato, ma non c'è traccia di nessuna rose quartz. A questo punto i diamanti iniziano a prendere la cosa sul serio, capiscono che quella lapis non era pazza, non stava mentendo, e quindi, bene, diamo a questa peridot che continua a distruggere tutto quello che abbiamo, anche una mano, che verrà distrutta, e diamole in assegnazione una Jasper, un soldato di quarzo che ha conosciuto Diamante Rosa, che ha conosciuto Quarzo Rosa, che ha combattuto nella Grande Guerra, e che quindi è la persona più adatta al ruolo, che probabilmente Jasper avrà insistito tantissimo per andare sulla Terra e controllare se ci fosse ancora Rose Quartz. Immaginate quanto si deve essere incazzata Jasper all'idea che ci potesse essere Rose Quartz. Lei viene mandata per proteggere Peridot, questa piccoletta spaventata, che sta portando con sé questo bestione, questo energumeno giallo, e Lapis, in quanto testimone di fatti accaduti, e quindi l'unica persona in grado di dire a loro dove andare con questa mano per trovare le Crystal Gems. Arrivati sulla Terra, la nostra Peridot, la sua Jasper e la Lapislazzuli che stanno portando con sé imprigionata per essere sicuri che non sia una ribelle, che non sia una trappola, arrivano sulla Terra con questa mano e riescono a catturare subito un rubino e uno zaffiro che appartenevano a Diamante Blu, una perla che non si sa a chi appartenesse, un'ametista che non è mai appartenuta a nessuno a quanto pare, e Rose Quartz in persona. Li catturano e non possono frantumarle o far loro del male, perché devono essere portate a processo. Come sappiamo, i diamanti vogliono processare Rose Quartz per scoprire come diamine ha fatto a frantumare Diamante Rosa, scoprire le dinamiche, scoprire di che cosa devono aver paura, scoprire come fa a essere viva dopo 6.000 anni. Quindi, catturata Rose Quartz, viene portata verso il pianeta natale per andare a processo. Però qualcosa succede. La nave esplode e Peridot scappa. Non sa che cosa stia succedendo, sa solo che le gemme ribelli hanno preso il controllo della nave e lei vuole scappare. E quindi si mette in una capsula di salvataggio, viene sparata in mezzo a un campo di grano e poi corre via cercando un luogo che sia familiare, che non sia fatto di polvere e terra, che schifo. L'unica cosa che deve fare Peridot ora è controllare definitivamente il grappolo come era previsto che dovesse fare e trovare il modo di tornare a casa. Ora, immaginate Peridot nella sua situazione sulla Terra, dove cerca più volte di fuggire e tutte le volte viene fermata. Purtroppo, quando arriva ai teletrasporti per arrivare sul pianeta natale, scopre che sono rotti, ma lei non ha i robot di spina per ripararli. Provate a immaginare lei che entra in una nave, cerca di farla partire e scopre che non funziona più nulla, non c'è più una sola nave che funzioni sulla Terra. È in un luogo abbandonato da Dio da 6.000 anni. È terrificante, come essere in mezzo al deserto per lei. È terrorizzata, non sa come farà a tornare indietro, soprattutto perché deve fare in fretta, perché lei ha controllato il grappolo e sa che non manca molto all'emersione. E quando il grappolo emergerà, cosa succederà? Lei verrà sparata via da un'arma di distruzione di massa che lei stessa doveva controllare? Lei non sa cosa siano i tuoni e i fulmini. Quindi ogni volta che sente un tuono è convinta che debba essere il grappolo. E quindi ha questo continuo reminder ogni 5 secondi che le dice che il grappolo sta per emergere, che lei morirà o verrà sparata nello spazio verso il sole. E non so quale delle due cose sia peggio. Se restare a vagare migliaia di anni nello spazio sperando di essere trovata da qualcuno, oppure, esplodere. E tra l'altro con le Crystal Gems che cercano di catturarla, che quindi le inseguono ovunque lei vada.
Lei va sulla torre di comunicazione per mandare un messaggio alle Wailing Stone del pianeta natale? Perfetto. Per quanto la tecnologia sia così vecchia che è improbabile che funzioni, e che arrivi davvero al pianeta natale, subito distruggono la torre e lei non ha niente da fare. Le Crystal Gems riescono a collegarsi alla capsula di salvataggio e quindi a rintracciare Peridot. È in trappola. Qualsiasi cosa faccia è in trappola. Finché a un certo punto non le viene un'idea. Non le viene un'idea formidabile. Allora, il potere delle biglie di marmo è quello di riparare. Ma quella lapislazzuli, quella che era arrivata sul pianeta natale che sembrava una pazza, quella lapislazzuli ha detto che lei aveva la gemma rotta e che Steven, con la sua saliva magica, l'ha riparata. Quindi, contattiamo Steven. Peridot si presenta in piena notte, entra di nascosto nella casa di Steven, arriva fino a Steven, lo cattura, lo porta finalmente fino ai teletrasporti e dice: ti prego, ripararlo. Lo minaccia per riparare e vede che Steven, sinceramente, non può. Ci prova, ma non funziona. Non riesce a far ripartire il teletrasporto. Immaginate la disperazione di Peridot quando scopre che ormai è bloccata sulla Terra. Bloccata sulla Terra con delle gemme ribelli. Bloccata sulla Terra con essere vivente che non conosce e non capisce. Cioè, immaginate una povera Peridot nascosta in una grotta terrorizzata dai temporali. Che spera solo di morire. Deve essere stato un trauma terrificante. Durato mesi. Mesi. Durante i quali Peridot credo che abbia avuto tutto il tempo di ragionare su se stessa e ammorbidire il suo carattere e adattarsi all'idea di dover comunicare con le Crystal Gems per riuscire a uscire da questa posizione. Terribile. Tra l'altro perdendo una gamba in tutto questo, perdendo pure una gamba. Immaginate quanto si è sentita inutile. Uno dei punti fondamentali delle gemme del pianeta natale, come Peridot stessa ci fa scoprire, è che tutte hanno uno scopo. Tutte vogliono fare qualcosa. Tutte hanno qualcosa da fare. Immaginate Peridot che non può fare assolutamente nulla. Nulla. Dove i suoi arti potenziati non servono a nulla. Terribile. Finché a un certo punto non la catturano e fa puff. E basta. E viene imbollata. E se non ci fosse stato Steven a liberarla, lei sarebbe ancora imbollata. Insomma, Peridot è abituato a un mondo fatto di numeri. Ma la Terra non è fatta di numeri. Non tutte le strade portano da qualche parte. Non c'è un'utilità specifica per ogni cosa. Altre cose sulla Terra sono inutili. E lei non le capisce. È circondata da cose che lei non ha mai conosciuto. È circondata da nuvole. Lei non sa cosa siano le nuvole. Lei non sa cosa sia il vento. E non sa di che cosa deve aver paura e che cosa no. Chissà con quanti animali selvatici ha dovuto combattere. Chissà se ha incrociato un orso o un lupo. Avevo già usato il termine utilitarismo parlando del pianeta natale. Utilitaristico significa, insomma, l'utilitarismo è il pensiero che pensa che tutto quanto debba avere uno scopo. E se una cosa non serve a nulla, è un male. Essere inutile è un male. Assolutamente. Quando mai? Questo sarà uno dei punti fondamentali per Peridot, perché è circondata da persone inutili, perché lo scopo di una perla è servire qualcuno, ma è inutile, non sta servendo nessuno. Ametista mangia. A cosa le serve mangiare? Cioè lei ma mangia per il sapore, perché non ne ha nemmeno bisogno. Lei, beh, perché lo fa? E poi c'è Garnet che ha rinunciato a poter vedere il futuro. E ha rinunciato a poter controllare il fuoco per poter stare fusa? Per Peridot le Crystal Gems sono una cosa assurda, per questo le riesce così difficile arrivare a proporre loro una collaborazione. Fermiamo il grappolo insieme. Perché lei da sola non può arrivare al centro della Terra. Ma d'altro canto, l'unica cosa che si può fare è fermare il grappolo. Se loro possono violare le regole dei diamanti, anche Peridot può. Non so se ci avete mai pensato, ma Peridot ha deciso di disobbedire a Diamante Giallo molto prima di darle della tonta. Lo ha deciso quando ha deciso di non far emergere il grappolo.
quando ha deciso che l'unica soluzione era salvare se stessa, dare importanza alla propria vita. Ma tutto questo l'ha fatto da sola. Come ha fatto una Peridot a passare dall'essere, beh, utilitaristica a tenere alla propria vita? È un istinto che era già dentro di lei. Questo significa che le gemme del pianeta natale hanno sempre avuto dentro di loro qualcosa in più, qualcosa che il pianeta natale non ha. Diamante rosa, in poche parole. Questo S, questa parte incontrollabile di noi, quella che ci dà la voglia di vivere, quella che ci dà lo spirito della vita, quello che ci fa capire che noi abbiamo bisogno di vivere e di non morire. Sembra una cosa banale, ma non è da tutti arrivare a concepire che la tua vita vale più di un ordine che ti è stato imposto, se sei stato cresciuto in un mondo in cui la cosa più orribile che tu possa fare è disobbedire a un ordine. Insomma, Peridot sta violando una regola del suo pianeta per collaborare con le altre gemme. E beh, allora, come inizia la collaborazione? Tanto per iniziare, inizia quando Peridot capisce la pioggia. Quando Peridot, che è semplicemente prigioniera delle Crystal Gems, prima di arrivare al suo piccolo armistizio, si rende conto che la pioggia è solo pioggia. E Steven le mostra che, beh, questa è la pioggia. E che serve? No, niente, è bella. E Peridot prova ad affrontare una paura che ha avuto fino a quel momento. Una paura che ha mantenuto per mesi. E prova a toccare la pioggia. E scopre che è solo una sensazione, è solo qualcosina. E non capisce nemmeno perché, ma inizia ad affezionarsi a Steven. E infatti continua ad affezionarsi, perché all'inizio torna ad essere la Peridot del pianeta natale, ma ogni tanto ha dei momenti in cui fa qualcosa che il pianeta natale non farebbe. Come quando riesce a far ridere Ametista. Quando riesce a far ridere Ametista, Peridot resta sconvolta. Non si aspettava di poter far ridere qualcuno e quindi inizia a cercare di farla ridere. Non capisce che Ametista la sta prendendo in giro. Questo perché il mondo di Peridot è fin troppo logico. È troppo legato alla logica e troppo poco al non senso. Come quello degli Asperger. Thank you.